Buongiorno, sono Paolo Bolla, tecnico del Consorzio Difesa Treviso Vicenza Belluno e siamo qui oggi per parlarvi di un argomento importante nella coltivazione della vite, è la concimazione. Siamo in questa bellissima giornata di sole di fine gennaio nel territorio comunale di Alonte in confine con quello di Lonigo. E le concimazioni sono importanti, distribuirle in questo momento fino a fine inverno per far sì che la pianta, quando ne avrà bisogno, ce l'ha pronta lì assimilabile. E considerando che una produzione media di un ettaro di vigneto, e qui dipenderà dalle varietà e dal tipo di terreno, ma una produzione media, mi ripeto, del tipo di vigneto da 150 a 200 quintali ettaro, avrà bisogno di 100-120 unità di azoto, 80-90 di fosforo e 130-150 di potassio. Andiamo a distribuirlo in questo periodo, da qui in avanti, perché poi, quando ci sarà il momento che la pianta ne ha bisogno, ce l'ha già pronto lì, disponibile o addirittura l'ha già assimilato. E in caso particolare, la pianta ha bisogno nel momento del pianto, cioè quando la pianta comincia a emettere dal taglio delle gocce di linfa, avrà bisogno del fosforo per poi cominciare a muovere i germogli, quindi a germogliare, e lì avrà bisogno dell'azoto che poi, assieme al fosforo, porterà la vite nell'accrescimento dei tralci, dei nuovi germogli, nel sviluppo dei grappolini, della distensione dei grappolini fino alla prefioritura, in cui ci sarà bisogno anche del potassio. E in questo momento qualsiasi tipo di concimazione, concime minerale, organo minerale o organico, per chi coltiva il vigneto col metodo di agricoltura biologica, è importante farlo, ripeto, adesso. Vediamo insieme ora la parte che riguarda i seminativi. Siamo in un campo di frumento, varietà Salvador, è un frumento buono mercantile e parliamo anche qui del fabbisogno nutrizionali. E perché fare adesso, non proprio in questo momento, ma verso la fine dell'inverno, è importante fare delle concimazioni in modo da portare, da mettere a disposizione al frumento, alla pianta, di poter incamerare il fabbisogno di elemento nutritivo, in questo caso parliamo dell'azoto, che poi userà più avanti nelle fasi successive. Premettendo che gli apporti nutrizionali di fosforo e di potassio devono già essere stati fatti in pre-semina o al massimo alla semina, perché in quel periodo, nella fase appunto di germinazione, che il frumento avrà bisogno soprattutto del fosforo, e poi per passare anche l'inverno del potassio, che avrà assimilato in fase di emergenza. Ora andiamo a vedere il perché è importante farlo verso la fine dell'inverno, cioè verso la fine dell'accestimento del frumento, e degli apporti azotati. L'azoto sarà necessario per poter poi crescere e fare la fase di levata al frumento, e quindi perché questo venga fatto è opportuno apportare con delle concimazioni azotate in questo momento di freddo, con nitrato ammonico, per chi coltiva in modo convenzionale, quindi un concime minerale, apportando circa 70-90 unità ettaro di azoto in forma nitrica, nitrato ammonico. Poi, verso la fine della levata, dopo circa 30 giorni dalla prima concimazione, si esegue una seconda concimazione ancora con nitrato ammonico e si apporta altrettante unità di azoto. E per finire, l'importante, dopo la levata ci sarà la fase della botticella e la fioritura, la legagione, fino alla fase della cariosside,
Quindi quando siamo in prefioritura apportiamo dell'azoto ureico, in maniera che in fase di ingrossamento della cariosside ci sia già l'azoto disponibile nella pianta per poter formare e ingrossare la cariosside stessa. Una parentesi per chi coltiva i cereali e i tunno vernini col metodo dell'agricoltura biologica: è importante fare la concimazione organica in questo periodo fino alla fine accestimento, perché poi quando la pianta ne avrà bisogno per ingrossare la cariosside, l'azoto organico potrà essere assimilato solo adesso. Più avanti sarà difficile, la pianta ne avrà bisogno e deve averlo già all'interno di essa. E un'ulteriore parentesi, perdonatemi la ripetizione, è sempre per il metodo di agricoltura biologica: in questo momento è necessario verificare se applicare e fare intervenire con una strigliatura del frumento stesso per eliminare le erbe infestanti, ma di queste ne parleremo la prossima volta, e oggi per oggi io ho concluso. Grazie ancora.